Hi everyone, we are here in Mater Dei, Naples. It's raining cat and dog, but we are at Starita Pizzeria, and we're gonna meet the great Don Antonio Starita. Let's go inside. Wait. Questa è una grande sorpresa. Accomodate. Andiamo. We're gonna hear a story from Antonio Starita on how this famous pizzeria has been in the same family for over 100 years. This is gonna be an amazing story. È nato nel 1901 come cantina, significa vendere il vino e fare trattoria. Mio padre si è sposato negli anni 20 e l'ha ereditato e ha trovato in mia mamma una donna valida come l'ho trovata poi io in seguito. Ecco perché una famiglia può durare 120 anni. Not everybody knows what is a pizza montanara. Don Antonio is now going to explain us what it is. Quella che conoscono tutte le persone è quella che facevano i nostri nonni quando il lunedì cercavano di economizzare e quindi i pomodori e le salse che erano rimaste la domenica facevano due pizzette, un po' di pasta e fatto il disco di pasta fritto e ho detto ma perché questa non potrebbe essere una margherita? Opla! E voilà! La perfection! I'm dying to try this. Oh, this one definitely needs a cheese. Cheers, bro. Cheers, brother. Mamma mia! Man! Street food is one of the major traditions when it comes to Neapolitan pizzas. Don Antonio is going to demonstrate how he brought this tradition out onto the streets of Naples by using the famous stufa. Bellissima, 8 pizze piegate qua dentro. A portafoglio. A portafoglio. Che passavano persone con le biciclette, noi gli davamo la pizza 20 lire e loro la vendevano 30 lire. Don Antonio is known to be one of the most creative men. He totally reinvented the marinara, and you will be surprised now when we see it. Allora, questo è un bel pomodoro pelato, italiano. L'origano? L'origano che me lo faccio venire dalla Sicilia. L'aglio a pezzettini. Fin qua siamo con la marinara, vedi? Perfetto. Allora, ci metto un po' di pepe. Che sta grande sul pomodoro. Va bene. Poi ci aggiungo il formaggio pecorino romano. Datterini sempre siciliani che sono un po' dolci. I pachini. Ma assaggiate che sta qua e vedete veramente del un sapore speciale. Alla tua salute. Mamma mia. Sono stato veramente contento. Anzi, mia moglie vi ha omaggiato di un ricordo. Fantastico. Buttiamoci pure a Don Antonio. No, io resto qua, Ciao ragazzi, ciao. Che bella giornata ieri. That was amazing. Amazing, eh? Starita. Yeah. What an incredible guy. His family. Incredible family. The Montanara is amazing pizza. He invented fried and then he baked. Hey, where's the present that he gave us? Oh, yeah. Oh, my God. That is awesome. Look at this guy. That is so cute. He's a liar like you, bro. Why? Why me? When you told me about the car, the Ferrari. Here we go again. You know. Oh, both of you together. Both of you together. Yeah, I'm gonna play the violin, man. Together. Yeah, play the violin. You're still going on about the car? Yes. Well, we're going to Rome, but are you gonna continue putting this thing on my shoulder every time we drive? Yeah, because you gotta remember you're a liar. There we go. Listen, how do you feel? You're comfortable? Well, we got an hour and a half drive. I hope you're comfortable, mate. I hope you're comfortable.
Starita 19. Out into the streets of Antonio. Sorry. Yes. 31. Nobody. Not everybody. No. 36. Did you know that the first street food one is doing? Is doing marinara. The famous. Come si chiama questo?